Da Radio Circuito 29, l'appuntamento dalla parte dei consumatori. Cari consumatori, stamattina volevo parlare con voi di conto corrente condominiale. Come ci dobbiamo comportare? Lo chiediamo subito alla nostra esperta in collegamento telefonico ed è Sabrina Turrin. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, quali sono le regole da rispettare? Allora, in realtà qui è molto semplice, perché la regola è una ed è ben precisa. Ogni condominio deve obbligatoriamente avere un conto corrente personale, e per personale ovviamente intendo intestato al condominio e non certo all'amministratore. Certo. Quindi non è assolutamente possibile avere un conto corrente dove transitano soldi di più condomini, ma solo e unicamente un condominio, e tutte le spese che il condominio effettua devono transitare sempre, senza nessuna esclusione, tramite il conto corrente. Quindi tutte le spese, quindi sia quelle in entrata, quindi le rate condominiali, quindi le rate dei condomini, e le spese in uscita, quindi le bollette, le fatture, eccetera, devono sempre transitare presso questo conto corrente, proprio per la tracciabilità, anche perché i nostri condomini in ogni momento possono chiederci i movimenti del conto corrente, e noi dobbiamo assolutamente darglieli in ogni momento. Questo è molto importante, ed è molto importante anche ribadire il concetto che non è assolutamente possibile che un amministratore scambi conti correnti per pagare bollette o fatture di altri condomini, cioè, che purtroppo accade, perché magari l'amministratore dice: ma questo condominio è un attimo in sofferenza, aspetta che pago questa bolletta col conto corrente di un altro condominio e poi rimborso il condominio. Assolutamente no. Cioè, siamo perseguibili penalmente per questa cosa. Quindi se un conto corrente è in sofferenza, facciamo i solleciti per avere le spese condominiali, ma mai anticipare i soldi, perché è molto importante che ogni condominio abbia il suo conto corrente. Perfetto. Allora, chi volesse maggiori informazioni? Allora, potete scrivermi a mantova@aiacondomini.it oppure chiamarmi allo 0376 15 86 607. Sabrina Turrin, grazie, buon lavoro. Grazie a voi, buona giornata.